Apro il nuovo tema della pelle con Tuscan Leather di Tom Ford. Molti di voi ci rimarranno male, immagino i più puristi, perché comunque è un profumo di una collezione privata, bla 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 bla. Io l'ho fatto perché non riuscivo più ad uscirne, nel senso che a volte mi capita che mi devo far tornare tutto, quadrare le cose, altre volte invece sono più impulsivo, non me ne frega proprio niente, di dettagli, di niente. Questa volta non so perché volevo partire con qualcosa che avesse particolare senso. Il senso non l'ho trovato, quindi sono riuscito ad uscirne attraverso un strumento di Google che permette di vedere quali sono i termini più ricercati in una determinata area. E quindi nell'area tematica pelle, questo è profumo, questo è stato il più ricercato, che in effetti me lo potevo anche aspettare. Però secondo me è una valida partenza, perché mi permette anche di inserire le dimensioni secondo cui vorrei giudicare i profumi con dentro questa nota. Che ho già fatto, per esempio, lo sforzo con il Neroli, secondo me non è stato ben riuscito perché non vi ho visti molto caldi sul commentare, cioè sul giudicarli attraverso quelle dimensioni. Se volete aiutarmi, io qua ne ho identificata una, se ne identificate altre, perché per voi la nota di cuoio riporta a determinati pensieri, fatemelo sapere, ben contento, così poi per gli altri consideriamo anche quello che mi avete detto. E l'area di riferimento, quindi, che io ho identificato facendo un grandissimo sforzo di razionalità o di razionalizzazione, è la sensualità. Cioè, per me la pelle viene inserita in una costruzione quando si vuole dare un tocco di sensualità al profumo. Un po' come, per esempio, quando si utilizza l'assoluto al posto dell'olio essenziale, che rimane un pochino più grezzo, un po' più, questo in tutte le note ovviamente, in quello si può fare, che rimane appunto più grezzo, più, come dire, più vero come sentore. E secondo me la pelle invece, a prescindere dal tipo di estrazione, è una nota che conferisce più sensualità, dividendola. Ho provato a immaginarmi, vabbè, sensualità si parla di sesso, provate a immaginarmi di scene di sesso, cioè un conto è una scena di sesso su una poltrona Frau, un conto è fatta su una Mercedes degli anni 60, un conto è se fatta su un Harley. Sono tutti, tra l'altro, con personaggi anche diversi, quindi vi potete immaginare più vividamente di che cosa sto parlando. E già vi dico che qua siamo, secondo me, in un sesso fatto in una Mercedes degli anni 60. Poi a ritroso ci ho pensato e ho detto: beh, che banalone che sei, anche nel film c'è lui che gira, il personaggio principale che gira, nel film di Tom Ford ovviamente, con una Mercedes degli anni 60. Ho detto: ecco come mi è venuto in mente. Però secondo me ci sta, se sentite questo profumo, lo annusate per benino, ci sta molto. Per quanto riguarda appunto questo profumo in particolare, le note sono un'apertura più che ti fa tirare un sospirone, inizialmente ti fa prendere proprio fiato e ti fa scontrare con un lampone, con il lampone, con il timo e non me le ricordo, veramente, non ce la farò mai. E con lo zafferano, io me ne ricordo sempre tre, che sono quelle principali e basta. Però vabbè. E quindi questo tipo di apertura inizialmente non è subito il secco della pelle. Poi piano piano, cioè a scalare, infatti mi è piaciuta molto questa costruzione, tra l'altro fatta da lo stesso naso che ha fatto anche uno di quelli che ha fatto CK1, che poi si è un po' perso all'interno di tutte le varie starlette tipo Gwen Stefani, tipo Britney Spears, tipo J.Lo, che si chiama Harry Freeman. Per fortuna dopo si è un po' ripreso e ha fatto cose tipo questo, che tra l'altro è del 2007. Cronologicamente magari non so effettivamente quale venga prima, quale venga dopo, magari ci ha infilato dentro una Gwen Stefani dopo aver fatto questo, non lo so. Però il concetto è che, come al solito, a me colpisce quando chi fa anche una cosa commercialona proprio becera poi riesca a fare un qualcosa più di livello. Secondo me è come un bravo attore. Il bravo attore che fa solo il suo personaggio è bravo, ma fino a un certo punto. Quello come una Catherine Deneuve, che ne so, che mi cambia personaggi diversi o sempre femminile, anche
Oddio, com'è che si chiamava? Mi piace tantissimo, è una delle mie attrici preferite. Si chiama. Mi verrà in mente, speriamo, a fine video. Quindi, chi riesce a cambiare comunque personalità è bravo. Chi riesce anche nel profumo a cambiare attitudine, forse è ancora più bravo. E quindi questa costruzione comunque mi piace moltissimo perché poi il secondo step è quello dell'incenso. Quindi, dopo un qualcosa di più facile come un lampone, che associato però allo zafferano e al timo prende già un sentore un po' strano, si arriva al frankincenso insieme al. Oddio, perché non me li ricordo? Al gelsomino notturno. E il gelsomino notturno non è un gelsomino come tutti voi potete pensare, ma è un'altra pianta che è addirittura derivazione dalle patate. E questa pianta ha un fiore che di notte effettivamente schiude, ci ha scritto anche Pascoli una poesia, di notte si schiude e emana un sentore dolciastro, quasi vanigliato. E quindi unito all'incenso già inizia a trasportarti poi verso la pelle che fa anche un po' contrasto perché contiene la pelle scamosciata black suede e scusatemi prude potrebbe dare il naso la pelle scamosciata e il cuoio e che rinsecchiscono un pochino tutto. Però questo profumo comunque va diretto, effettivamente si chiama Tuscan Leather. E va diretto al punto. Infatti, a me, per esempio, piace utilizzarlo in questi momenti di cambio di stagione, che un giorno fa caldo, che un momento fa caldo, un momento fa freddo, insieme ad altri profumi. Quindi, per esempio, proprio oggi ho messo questo sui polsi e ho messo il fiore d'arancio di A Pompurom di Courjane sul resto del corpo. E a me piace perché visto che io non gesticolo mai, ma proprio mai, mi piace il fatto che si mescolino i due profumi e quindi di sentire questa nota un pochino più calda all'interno comunque di un profumo che rimane più di appannaggio estivo. E dovrei avervi detto tutto e nient'altro. Spero che la prima review vi sia piaciuta e che vogliate appunto aiutarmi a definire dei parametri di giudizio, appunto come vi dicevo prima. E alla prossima, a presto. Ciao ciao!